paura, ho molta paura. Come sapete, abbiamo iniziato questa serie di 3 video dove parleremo di Hearthstone. È sponsorizzata da Activision Blizzard, che salutiamo. Ciao Activision Blizzard. Oggi vi insegno a giocare sulla nuova espansione Resa dei Conti nelle Male Terre. Vi mettiamo il link in descrizione per il download e prendete appunti, perché adesso vi faccio un mazzo della vita. Io mi scuso con tutti gli amanti di Hearthstone per quello che andrete a vedere. Sapete, io sono un italiano atipico, non amo particolarmente lo sport nazionale, ma il calciatore è un personaggio che mi piglia benissimo. Ho letto male. Prenderò il ladro, perché è un personaggio veloce con i pugnali verdi. Vedi, lei ha soltanto 25 di linea viola, quindi scegliamola. Quindi prendiamo soltanto le carte competenti nella nuova fiction con Gabriel Garco. Vedete, queste sono tutte nuove. Male terre. Dobbiamo fare male terre. L'arguzia e le terre. Volevo una carta da poter giocare subito. Questa è una strategia che mi ha insegnato Nicola. Sì. Per esempio, ci sarebbe il venditore di Elisir, che è una creaturina che costa 1 e quindi potrebbe. Rantolo di morto, ottieni un olio di serpente con scambio. È interessantissimo l'olio di serpente, lo vorrei tanto ottenere, perché l'olio di serpente sappiamo tutti. Sai che cos'è lo scambio? Lo scambio? Lo scambio è molto semplice, ovvero tu usi la carta Elisir su un'altra carta e la puoi rimettere nel mazzo. Ecco invece quello che ho capito io. Furia dei cactus, veleno. Allora, veleno è molto molto importante, eh? Quando attacca, anche se quello ha 50 di difesa, lui lo uccide con un colpo. Mandriana dei draghetti. Questa è una carta interessante, ma non mi piace il suo nome. Però guarda che leggila bene quella carta, perché alla fine del tuo turno ottieni un draghetto, mezzo draghetto, no, manco uno con uno, provocazione. Quindi la provocazione qual è? La provocazione è che tutti sono costretti a menare il draghetto. Bravissimo. Ma è una carta assolutamente peta. Però poi c'è anche veleno, che distrugge qualsiasi servitore a cui infligge danni. Quello è esattamente meno come il cactus. Esatto. Ma a questo punto io tolgo il cactus e metto questa, mi sembra una carta più completa ed è anche Trist di Set. No, questo mi ricorda le feste. Però di Natale. Inflige, mi ricorda le feste di Natale. Inflige 7 danni e pesca 7 carte. Non me ne frega niente, questo è, mi ricorda le feste di Natale, questo è mercante in fiera. Però c'è Velaroc, lama svelta, che finché resta nella tua mano gioca 3 carte di altre. Complicato, non mi piace. Grido di battaglia. Si azzera dopo aver raggiunto il livello. Io non è chiara questa azione del dissotterramento. Però c'è in non game, la in game. Perché devi giocare per capirla anche. Allora non scrivete queste cose. Metteteci direttamente un PNG di mio zio che fa: non mi impari giocare! Non mi impari giocare! Non mi impari giocare! È gratis, una volta che inizi, poi è tutto più semplice. Vabbè, allora lo mettiamo: lanciatore antico. Metticene due, va. Due lanciatori antichi. Chi offre di più? Puoi andare indietro, ci sono pure le altre carte. Lo so, le sto evitando apposta. Allora, voglio fare una cosa. Voglio vedere se il mio istinto funziona. Questo, metto questo. A posto, non ho letto. Questo. Manolesta o combo, se faccio o manolesta o combo, esatto, mi danno una moneta. Una moneta che ti serve per... Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria? Vai qui sopra, ti dice più o meno quante carte hai. Quindi di che tipologia, di costi in mano. Okay. Questo è quello che hai usato prima, il drago che ti piaceva. Il drago macchia solare. Questo lo mettiamo, che figo. E anche Arnaldo del Tuono, che nel tuo mazzo faceva cose belle. Allora, tu stai facendo inconsapevolmente un mazzo estremamente veloce, che se non vinci nei primi 7-8 turni... Prendiamo due bestie. Comunque ragazzi, ho scelto le mie carte con criterio e adesso vi spiego qual è il criterio. Io ho osservato tutte le illustrazioni e quelle che mi piacevano di più sono finite nel mio deck, con buona pace di Redez, che tentava tutte le volte di spiegarmi quali fossero le caratteristiche delle carte. Hai fatto il tuo primo mazzo, vedi? Sinergo top qua. È il primo addirittura, vedi? Adesso andiamo a provare come gira il mazzo Sinergo top, che potete utilizzare anche voi, mi raccomando, da casa fateci sapere. Lo mettiamo in download qui in descrizione. Si può fare, si può prendere il codice e eventualmente lo possono... Comunque, allora, se qualcuno giocateci... riesce a vincere con il mazzo Sinergo top... Giocateci gratuitamente, per favore. Fateci... Con il mio mazzo. Con il tuo mazzo. Io non ti aiuto. Ci penso io. Ci pensi tu, però... Però, cacchio, no, mi ha messo contro... il calciatore. Tutti quanti.
sono alti, che cazzo ci devo fare? Ma tanto c'hai un mazzo su tutte e due. È strano che ti esca con te. Comunque sei proprio sfigato. Una cosa che è importante che tu impari, che puoi cambiare carta con uno. E visto che non puoi fare un cazzo, io ti direi buttatela dentro. Perfetto. Tu proprio non leggi le carte che c'hai. Ma che l'ho già lette prima. Allora, ho uno su tre, non posso fare nulla. C'avevi questo, la raffa a taglie, cioè. C'hai questo e puoi attaccare, capito? Con il mio? Cioè, come ha fatto lui. Aspetta, leggi. Se hai dissotterrato due volte, distruggi un servitore. Non ho mai dissotterrato nulla. Esatto, però... potrei dissotterrare. Vabbè, ma fammi giocare. No, io ti faccio ragionare, poi giochi quello che cavolo vuoi. Ma c'hai quattro combo, significa che puoi giocare questo e poi in combo ti dà anche la moneta. Allora, facciamo tutte e due. Bravo. E adesso ti ha dato una moneta. Che adesso non mi serve a niente. Sì. Sì, ma io devo capire cosa fa lui. Oh. Ti sta semplicemente pulendo la board. E comunque attaccare. Perché lui. Di solito i cacciatori sono tutti aggro. Quindi cercano di ammazzarti subitissimo. E anche tu dovresti essere un mezzo aggro da come. Allora, 5-5. Ma perché, Cristo? Perché? Adesso ti faccio vedere. Faccio una cosa. E attacca subito lui. Attacca. Questo fa? Clicca. Va. Bravo, così l'hai distrutto subito, capito? È bello. Allora, vediamo un po'. Hai distrutterato un tesoro adesso. E puoi uccidere direttamente. Bravo, hai fatto una bella giocata. E hai puoi visto? Attaccare anche col tuo eroe. L'eroe. Bravo. L'ho ammazzato, ma però non gli ho fatto niente. Hai ancora perché c'ha lo scudo. Potrei mettere questo. Ah dai, facciamo così, dai. Aspetta, però leggi se ti serve. Sì, mi piace. No. Non lo so come si giocano le carte. Però chiedimi in nome di Dio. Le prendi qualcosa. Però sta cosa del tempo è... cioè, nel senso, un neofita deve avere il tempo di leggere. Ma il neofita può utilizzare le battaglie normali che sono molto belle, che ti fanno... Ah, ti ha fatto giocare automaticamente una carta. Quindi mo che devo fare? Mo. Allora, tu puoi usare questa qui nell'eventualità distruggere quello. Oppure, comunque, c'hai 7 di mana e c'hai un sacco di robe. Metto il cavallo, dai. No, c'è 8, ce n'hai 7. Ma non ci arriverò mai. Allora, però aspetta, quello pesca 7 carte, tu in mano ne puoi tenere 8. Lei è felice di aver partecipato alla manifestazione di quest'anno, ha potuto così incontrare altri allevatori. Della peste. Ok, e adesso metto la mano del destino. Ok. Ma non è che... questo dai, dopo che il tuo re ha attaccato pesca un pirata. Vai. Mettiti questo. Attacca col 5, attacca con quello. Attacca col 5 subito quell'altro. Bravo! Se no non era un peccato. Cioè, stavi giocando bene, era un peccato che il tempo ti fregasse questa possibilità. La Madonna. Ci ha messo un sacco di carte qua. Ah. 8. Proprio lui, il numero con due panciotti tondi. Quanta sofferenza mi stai provocando. Sai che questi due li puoi usare. All'eroe, perché ci puoi passare. Vai, pure quell'altro. Pure la tua. Questa meccanica non la so capire. Loro non possono attaccare perché tu c'hai provocazione a questo cavallo qua. Okay. Quindi lui probabilmente... Attacchi me lo ammazza. Sì, si suicideranno le bombe e probabilmente ti puliscono il bordo con tutto qua. Però così gli hai fatto vedere chi comanda. Oh, allora. Vedi come ti dicevo che più vai su e più diventa importante sapere quello che fai. Sì, sì. Quindi se adesso attacchi, per esempio attacchi lui. Io premo. Adesso si attiva il potere del fatto apposta. E ti dà, che t'ha dato? Un paio di coglioni. Pesca un pirata, ma che cazzo ti serve se tu nel mazzo non c'hai manco mezzo pirata? No, magari lo generava, che non lo so. No. Vabbè, facciamo un giocatore d'oro. Ma c'hai quegli altri, perché non li usi? Troppa gente.
è fatta apposta. Madonna, ti ho devastato. Sto cercando in tutti i modi di finire questo supplizio che stai generando. Non so se te... Crisi di 7, grazie zio. Sì. Allora, io ti direi, uccidi questo qua, almeno ti togli quello da 7. Quello, lui c'ha 8, però c'hai un segreto, quindi potresti rivivere. Butta tutte le carte che sono... Ancora uno. Vedi un attimino se c'hai qualcosa. Tipo il serpente, butta il serpente. E mettigli questo. Sì, ma non capisco nemmeno perché lo sto facendo, capisci? Cioè, non sto Te lo dico perché almeno fai qualcosa. Questo qui ti dice non può essere... Non può essere attaccato fondamentalmente dalle magie, semplicemente. E gli ha dato uno più uno, niente di particolare. Ora lui non sa che noi abbiamo un asso nella manica. Ma prima, questo qui sì, però ma prima, ah no, non bufa niente. Bravo. Come è successo Stella? Devi leggere le carte. Se io ti dico ma prima. Ma prima? Dovevi fare un'altra cosa. Ah no, non bufa niente. E ad ecco come si gioca a Hearthstone nel modo corretto. Usate. Allora, io vi do il mio. Allora, vi dico, è gratis. Sì, è gratis, lo potete scaricare. Prendete il mio mazzo e fatemi vedere la schermata in cui avete vinto. Ma guarda, postate che... su QDSS Army la schermata, ho vinto con il mazzo. Ti posso dire una cosa? Potevi vincere. Potevi vincere, stavano un paio di combo che potevi fare. Hai scappellato quella, ma potevi vincere, ti poteva andare bene. Sì, sì. Vabbè, fateci sapere voi lì in descrizione. È un buon mazzo, sicuramente quest'anno lo vediamo in eSport il mio mazzo. Saluti a Activision.